Professor Piccioni, qual è, visto la sua esperienza, il modo in cui ha funzionato questo tipo di battaglie nella fine degli anni 60 e secondo lui quali sono i modi per poter essere efficaci anche adesso, insomma? Guarda, allora io comincio già subito dicendoti che i modi sono secondo me gli stessi, nel senso che il coinvolgimento delle persone, della popolazione, il lavoro nelle scuole, il lavoro tra la gente, diciamo in maniera generica, è lo stesso che fecero loro allora, che fece il Comitato degli Euganei allora. Senza di quello, soprattutto in un paese come l'Italia, non combini niente. Perché dico soprattutto? Perché in Italia, a differenza di alcuni altri paesi europei, dispiace dirlo, ma comunque tu avevi allora e hai ancor più oggi un ceto politico che sulle questioni ambientali non è molto in grado né di capire né di decidere di agire. Allora, se tu non hai, non, e questo è sempre stato vero nella storia d'Italia, se tu non hai una spinta dal basso che esprime degli interessi sulle questioni ambientali, tu non ottieni risultati. Fondamentalmente è un dispiace dirlo perché è il nostro paese, però questa è una cosa che è sempre successa da 100 anni a questa parte. Questa è la prima cosa fondamentale. Sono cambiate alcune cose, alcune in meglio, altre in peggio, nel senso che parallelamente a quello che è avvenuto in altri paesi, tu hai avuto molte conquiste. Nel campo istituzionale, cioè oggi hai molti più enti a partire dal ministero che allora non avevi, hai una rete di aree protette che allora non esisteva, hai migliaia di persone che lavorano in questo settore che allora non c'erano, allora era tutto volontariato, tu oggi hai dei tecnici bravi, hai un mondo che vive attorno a tutte le questioni che riguardano l'ambiente. E questo è un progresso, indubbiamente. Tu hai anche un'altra cosa in più rispetto, perché qui stiamo facendo un paragone tra 2011 e 1971, fondamentalmente, no? Tu hai una consapevolezza diffusa dei problemi ambientali che tu allora non avevi. E questo è sicuramente, sono tutti passi in avanti importanti. Detto questo, è anche vero che nei primi anni 70 la questione ambientale era una scoperta, cioè era una cosa inedita, era una cosa nuova, mobilitava, scoprivi qualcosa che non conoscevi prima, mobilitava speranze, mobilitava entusiasmi, mentre tu a distanza di 40 anni hai un po' di disincanto, o forse anche tanto disincanto da parte delle persone più grandi e anche la difficoltà a trovare spazi certe volte da parte dei più giovani. Gianni Sandon, tutto il gruppo dei comitati negli anni 70 si muoveva in una specie di vuoto, ma il vuoto non era di per sé negativo, perché significava che loro potevano agire su tutto con delle speranze ampie, diciamo così. Oggi, io credo almeno, io non sono più giovane, ma insomma, credo che per dei giovani lo spazio sia ridotto perché hai tanti interlocutori istituzionali, ognuno con le sue competenze, ma anche con le sue compatibilità, che ti condizionano, ti dicono: no, guarda, questo è vero, c'hai ragione, questo non si può fare. E questo è un vincolo grave, è un Benissimo. vincolo estremamente grave, rispetto al quale o tu riesci a conquistarti mentalmente una radicalità, di dire va bene, tu sei il presidente del parco, va bene, tu sei il presidente del WWF, però io comunque le cose voglio dirle lo stesso, il mio progetto ce l'ho lo stesso e tu devi fare i conti con me, oppure se ti fai invischiare in questa rete di compatibilità, hai perso la tua battaglia tu. E non sei riuscito a far fare a loro il loro dovere, diciamo così. E questa è una grande differenza. Laddove, attento, tu mi hai chiesto quali erano le priorità allora e quali sono le priorità oggi,
nonostante questa crescita istituzionale dell'ambientalismo, della consapevolezza ambientale, noi non abbiamo fatto grandi passi in avanti. Cioè i problemi si sono gravemente aggravati nel corso degli ultimi 40 anni, a livello locale e a livello planetario. E quindi, e con tra l'altro l'emergenza di alcune questioni che allora non esistevano e che adesso sono ormai alla portata di tutti e che sono realmente una spada di Damocle, come per esempio la questione del cambiamento climatico. Quindi diciamo tu oggi hai un'agenda ancora più fitta di allora, paradossalmente. E quindi su questo ti devi misurare e devi costringere a farti misurare le istituzioni e l'opinione pubblica. Quindi diciamo così, in qualche modo il peso che grava su chi oggi arriva alla militanza ambientale paradossalmente è un peso ancora più grande di quello che gravava su chi ci si avvicinava allora. Ho capito.